A Castel del Giudice, borgo simbolo della rinascita delle aree interne dell'Appennino, che ha fatto della sostenibilità ambientale il suo volano di sviluppo, si è svolta la settima edizione della Festa della Mela. 2 giorni tra sabato e domenica che hanno celebrato la cultura della biodiversità, la filiera agricola corta e di qualità, il buon cibo e il divertimento nell'abbraccio dei boschi al confine tra Molise e Abruzzo, nel corso dei quali i tanti visitatori si sono immersi tra profumi e sapori, inebrianti partecipando al laboratorio del gusto, visite guidate, scoprendo i migliori produttori biologici e artigianali del territorio, come sottolinea il sindaco Lino Gentile. Questa mela è un'occasione, sì, per dare vetrina ai prodotti di Castel del Giudice, ma dell'intero territorio dell'Abruzzo e del Molise, sì, di prendere coscienza della consapevolezza che la strada che abbiamo imboccato come territorio dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei prodotti tipici è un elemento importante, ma anche l'occasione del confronto sui temi che stanno a cuore, territori dell'Alto Molise, territori dell'Appennino, territori marginali di questo paese, che ritengono di avere le condizioni per dare un contributo, non soltanto per sviluppare i propri territori, ma per sviluppare il paese con la P maiuscola. Questo è un aspetto importante. Noi siamo convinti, la nostra è un piccolo esempio, una testimonianza, che anche i giovani, se inseriti all'interno di un progetto, integrate, restano, anzi abbiamo anche la capacità di attrarre. Il futuro è questo, il futuro è di attrarre persone nuove, giovani in particolare, che portano le loro competenze, la loro passione, la loro capacità, la loro volontà di investire il loro futuro, i loro progetti di vita nel nostro territorio.